Cerere Latina si affrontano nella prima giornata di campionato, consapevoli della propria forza e del fatto che per entrambi un buon inizio può dare l'autostima giusta per il proseguo della stagione. È un big match considerati i due blasoni e la partita non ha tradito le aspettative. Vediamo com'è andata. Ciriara subito devastante in avvio con questa azione collettiva con Pardo che serve Di Giorgio sulla destra, Petrin poi raccoglie e cerca la via del gol, non riesce però a realizzare, ci pensa quindi Marconi con questo destro che è una sentenza e dunque risultato che cambia in avvio 1-0 da parte del Ciriara, ottimo inizio da parte dei padroni di casa. Ciriara che è devastante in inizio della partita con Di Giorgio che realizza anche il 2-0, splendido il suo sinistro, nulla da fare per Ciarla che può soltanto raccogliere il pallone in fondo al sacco. 2-0 dunque per il Ciriara, Latina che inizia nel peggiore dei modi questo campionato. Subisce il contraccolpo psicologico la Century che poi è costretta anche a ricorrere a questo fallo. Gaido che pare frastornato nei primi 5 minuti commette questo fallo nei confronti di Giorgio. Ci pensa Marconi alla trasformazione, un tiro che non è irresistibile ma Ciarla però si fa sorprendere sotto le gambe ed è dunque 3-0 dopo 5 minuti e mezzo. Latina che sembra aver già smarrito la possibilità di riuscire a portare punti in questa partita con un inizio davvero pessimo. Poi ci pensa Corbi a reagire, una conclusione di destro, la traversa che viene scossa e il Ciriara che a questo punto si risveglia dopo l'inizio devastante. Ciarla questa volta riesce a dire di no al sinistro da parte di Giorgio. A questo punto ancora il Latina con Terenzi, finalmente il Latina si affaccia nella metà campo avversaria, ancora il Latina con Gaito che cerca una percussione in aria, viene atterrato ed è un calcio di rigore indiscutibile questo per fallo commesso dal numero 9 Sinibaldi nei confronti di Gaito che rimane anche a terra dolorante per qualche istante. Calcio di rigore che dunque viene concesso dal direttore di gara alla formazione ospite che ha la possibilità di accorciare le distanze. Gaito che si presenta dal dischetto e batte con questo destro perentorio il portiere di casa Lograsso, nulla da fare per lui. 3-1 dunque Latina che riapre la partita e si riesce anche a schiodare il proprio tabellino dei marcatori dallo 0 fino a quel momento. Manca soltanto un minuto al termine della partita quando c'è questo fallo commesso da Serra che rovina addosso al portiere di casa Lograsso e c'è dunque la possibilità del tiro libero essendo stato il sesto fallo questo commesso dal giocatore Pontino. C'è la conclusione di Marconi e la respinta da parte del portiere Ciarla che dunque si riscatta dopo il pessimo avvio con un paio di parate davvero notevoli che tengono a gara la sua squadra, dunque 3-1 al riposo e Ciriara che può dunque cercare di amministrare questo piccolo vantaggio. Latina che dunque prova subito in avvia di ripresa, guardate questo sinistro che scuote la traversa, niente da fare, davvero sfortuna per la squadra ospite, il Ciriara si salva. Petrin intanto che nell'azione successiva dà questo pallone molto invitante per Di Giorgio che la controlla e c'è il gol del 4-1, sorpreso il proprio marcatore, il marcatore D'Angelo che viene beffato da questa conclusione di Di Giorgio, anche Ciarla rimane sul primo palo e guarda il pallone che entra sul secondo senza poter far nulla. 4-1 dunque per la formazione di casa e c'è il gol subito, la reazione da parte di Gaito, il migliore della squadra ospite, collo esterno sinistro e nulla da fare per Lograsso. 4-2 e partita che viene parzialmente riaperta. Il Latina a questo punto spinge sull'acceleratore e prova a riaddrizzare una partita che sembrava disperata qualche minuto fa e c'è il gol su questo assist da parte di Terenzi, ancora Gaito che si fa trovare pronto a due metri dalla porta e realizza il gol del 4-3. Manca ancora un quarto d'ora al termine della partita e tutto può ancora essere deciso. 4-3 dunque e c'è il palo subito dopo che viene colpito dal giocatore Cavallini, il Ciriara che prova a questo punto a cercare di porre due gol tra di sé e la formazione ospite, due conclusioni che non sono andate a buon fine. Poi c'è questo fallo sospetto su Terenzi, l'arbitro non concede il rigore. Negli ultimi istanti di gara il Latina ci prova ancora con Terenzi, molto attivo nelle ultime fasi della partita. Non c'è stato però il suggello del gol a questa sua azione e finisce dunque con il successo da parte del Ciriara che può esultare davanti ai propri tifosi. Una partita molto intensa, spigolosa anche a tratti, ma molto bella, giocata a viso aperto da entrambi le squadre. Ciriara porta a casa i primi 3 punti della stagione contro la Century Latina.